cosa sa regalare ai tifosi che la seguono. La ragazza di Comano. L'ultimo sguardo all'indietro ad incrociare gli occhi di Bobby Greppi e poi via lungo la face de Solese. Beh, la posizione è sempre molto bassa, la ricerca della velocità molto aggressiva, bene su questa parte iniziale, 13 centesimi di vantaggio, quindi non velocissimo. Non è qui che si fa la differenza, però insomma. Però aiuta già a partire con un bel vantaggio, vuol dire che si entra in questi... Fantastica, lì non ha lo sci sempre ben posizionato sulla linea, non è mai più alta delle altre, mai alleggerita. Vedete nella nostra postazione in basso Norma Tipaldi che segue con grande attenzione sul monitor TSI la discesa di Lara Gut. Secondo rilevamento cronometrico 46-22, 8 decimi di vantaggio. Sì, bene anche su questi passaggi. Qui è entrata molto bene. Vediamo come entra su questa curva. Bella, bella, molto alta. Subito in posizione di massima velocità. Quindi lanciatissima nella traversa che porta la curve. Vediamo la velocità: 104 km/h, 1,12. E rimane su, sta su alta leggermente. Girare qui, riesce comunque molto bene. Come lo fa molto bene lei, ha svincolato un attimo lo spigolo. È rimasta sopra nella seconda parte. È entrata veloce anche ultima su questa difficoltà. E ora via, bene, 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 veloce. Guardate quanto ha saltato proprio perché c'è questo salto finale. Ancora. Attenzione al tempo di Lara Gut: 1,29, 1,30, 1,30 e 83, 1 secondo e 54 di vantaggio per Lara Gut nei confronti di tutte le altre. Scuote il capo, chissà cosa vuol dire, che forse ci stava qualcosa in più. Beh, è uscita leggermente bassa dalla Russi curve, quindi lì ha dovuto proprio correggere mettendo gli sci di